Il Palermo batte il Calcio Chiese 12-0 nel quinto test precampionato. Iechini schiera inizialmente il rosanero con un 4-3-1-2 con Mugnoz sostituito da Pisano nel finale di frazione. Milanovic, Andelkovic e Lazar davanti a Sorrentino. Linea di centrocampo formata da Bolzoni, Rigoni e Quaison, mentre Vasquez supporta le punte di Bala ed Hernandez. Il match inizia in questo istante. Il vantaggio del Palermo viene realizzato all'undicesimo da Luca Rigoni, servito come vedete da Franco Vasquez. Splendido il controllo del numero 27 che batte il portiere con questo sinistro ad incrociare sul secondo palo. Il raddoppio del Palermo arriva due minuti più tardi ad opera di Francesco Bolzoni. Lo vediamo adesso nelle immagini. Robin Quaison crossa dalla sinistra, devia il portiere. Lesto, il centrocampista rosanero, a ribadire la sfera in rete per il 2-0 del Palermo al tredicesimo minuto del primo tempo. Buona partenza dunque per gli uomini di Beppe Iachini, che trovano il gol del 3-0 al 23esimo. Quaison sfrutta questo rimpallo per insaccare il gol del 3-0, appunto gol per il centrocampista svedese, che può dunque festeggiare la rete che porta la squadra rosanero sul 3-0. Il quarto gol arriva un minuto più tardi, a realizzarlo è Abel Hernandez, che proprio oggi compie 24 anni e si fa questo bel regalo con questa girata di sinistro imparabile per il portiere, che finisce in rete dopo aver dato un bacino al palo. 4-0 dunque per il Palermo, che un minuto più tardi al 25esimo trova anche il gol del 5-0. Splendido davvero il colpo di tacco di Hernandez per Franco Vasquez, una sentenza davanti al portiere. 5-0 per il Mudo, che dunque firma la quinta rete rosanero. La sesta arriva ad opera di Paolo Dybala, servito qui da Abel Hernandez, piatto sinistro per il numero 9, un gioco da ragazzi per lui, realizzare la rete del 6-0 al 32esimo. Tre minuti più tardi ancora Dybala a realizzare la rete del 7-0 con un tap-in sul tiro di Hernandez che centra il palo. Vediamo Dybala che controlla la sfera e di testa batte il portiere. È l'ultimo gol del primo tempo, proprio con questa rete infatti si chiude sul 7-0 la prima frazione. Nella ripresa Iachini cambia l'intero 11 schierando Belotti e Bentivegna in attacco, e proprio il Gallo a realizzare la rete dell'8-0. C'è un calcio di rigore concesso dall'arbitro per questo atterramento su Bentivegna in area di rigore. Non ha dubbi Pedrelli, che indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta il Gallo Belotti, che spiazza il portiere realizzando l'8-0 per il Palermo. E ancora il Gallo a realizzare la rete del 9-0. Intanto qui lo vediamo esultare. Eccola la rete del 9-0 di Belotti, che si presenta tu per tu con il portiere con questo sinistro ad incrociare. Non gli lascia scampo e dunque può festeggiare la doppietta personale. E dunque meritata esultanza per Andrea Belotti, che firma la nona rete. La decima viene invece realizzata da Ciocev, primo gol nel precampionato rosanero per lui. Cross di Fabio Daprelà dalla sinistra, arriva il bulgaro, deviazione ravvicinata e palla in rete per il 10-0. Può festeggiare dunque anche Ivailo al primo gol in rosanero. Il centrocampista bulgaro firma la rete del 10-0. Il parziale dell'incontro viene completato dalle ultime due reti e grande protagonista Fabio Daprelà. Colpo di testa qui di Belotti e ultima deviazione del numero 33 sull'angolo battuto da Bentivegna al 28esimo. Il Palermo firma dunque l'11-0. Il 12-0 che chiude l'incontro viene realizzato da Andrea Belotti, dicevamo protagonista Daprelà, ecco perché cross del numero 33 svizzero. Colpo di testa vincente del Gallo, ancora una volta protagonista con le sue deviazioni aeree che ormai i tifosi rosanero conoscono benissimo. Ottimi segnali dunque per Beppe Iachini. Il Palermo batte 12-0 il Calcio Chiese. Previsti altri due test domenica e lunedì contro Al Ahly ed Alcor.